confronto tra browser mobile. Eh sì, facciamo questo confronto, facciamo questa cosa, perché secondo me ci sono davvero un sacco di app, un sacco di browser, insomma un sacco di cose, un sacco di applicazioni che ci permettono di cercare cose in internet. Ognuna ha le sue caratteristiche, i suoi pregi, i suoi difetti. Ce ne sono un sacco, ve l'ho già detto, ce ne saranno anche 20-30 in tutto il Play Store, in tutto l'App Store di iPhone. Insomma, si tratta comunque di un numero abbastanza importante di applicazioni che fanno fondamentalmente la stessa funzione, che è quella di navigare all'interno di internet. E allora proviamo a fare un po' di ordine, proviamo a capire qual è, secondo me, il miglior browser, qual è quello con più funzioni, qual è quello che funziona meglio. Insomma, cerchiamo di mettere un po' di ordine. Vi dico che il video che state per vedere è un estratto da una diretta di Twitch che ho fatto qualche tempo fa. Si tratta di una live che ho fatto in luglio, a inizio luglio se non sbaglio, in cui parlavamo per l'appunto dei browser mobile, facevamo un piccolo confronto e poi con dei semplici punti, vedrete che durante il corso del video assegnerò dei punti ai vari browser, andremo a stilare una vera e propria classifica di quelli che sono secondo me i browser migliori. C'eravate anche voi, siete intervenuti in chat, l'ho tagliata al di fuori del video, per completezza ve lo dico, quindi non vedrete i messaggi in chat, ma sappiate che c'era anche molta interazione, persone che dicevano cose, persone che magari consigliavano altri browser. Insomma, sappiate che se volete avere informazioni, informazioni sul mio canale Twitch, su ciò che faccio su Twitch, beh, il luogo giusto è il canale Telegram, lì molto spesso vi parlo di cose che faccio. Sappiate comunque che c'è anche il canale Telegram interamente dedicato a Twitch, @tutorialexpress Twitch, che è diverso da @tutorialexpress. Poi magari a volte ve ne parlo anche sulla newsletter. Insomma, se volete restare informati su questa cosa di Twitch, ecco, sapete dove andare. E allora io non vi rubo ulteriore tempo, vi ripeto, questo è un estratto da una live di Twitch, quindi forse sentirete qualche momento morto, magari sentirete qualche punto in cui l'audio si sente male, la qualità non sarà proprio delle migliori, mi dispiace, una live in 720p, chiedo scusa, spero possiate comprendere insomma la situazione, e basta, quindi io vi lascio a questo estratto della live, vi linko ancora una volta qui sotto in descrizione il canale Twitch, vi ricordo le cose che potete fare se non volete perdervi i prossimi contenuti, ovvero la plin plin, la campanella, potete iscrivervi al canale con la campanella. Detto questo, non vi rubo ulteriore tempo e ci vediamo alla fine per le conclusioni finali. Buona visione! Vediamo il primo browser di oggi, ovvero Google Chrome. È il classico browser che hanno tutti i cellulari, ovviamente. Secondo me è una cosa molto carina che ci permette di fare, come anche altri browser che andremo a vedere oggi, è quella di sincronizzare le schede aperte tra vari dispositivi. Vedete, abbiamo anche queste icone, sono molto carine. Insomma, possiamo fare qualcosa di interessante. Abbiamo poi, all'interno delle impostazioni, possiamo impostare innanzitutto la sincronizzazione con l'account Google per sincronizzare le schede aperte, i preferiti, le password, anche con gli altri dispositivi. In servizi Google abbiamo tutte le cose che riguardano per l'appunto i servizi di Google. In motore di ricerca scegliamo quale motore di ricerca utilizzare. In password abbiamo le password salvate, i metodi di pagamento, carte di credito. Insomma, qui ci sono tutte le classiche impostazioni. Una cosa molto carina, oltre alla sincronizzazione tramite account Google, è la modalità Lite, che ci permette di andare a risparmiare dei dati. Noi possiamo attivarla da questo slider qui sopra. Vedete, ci dice che possiamo andare a utilizzare fino al 60% in meno di dati, quindi carina se magari siamo stretti per quanto riguarda i dati mobili. Non ci sono poi molte impostazioni. Ecco, un tasto dolente secondo me di questo browser è che non abbiamo la possibilità di aggiungere delle estensioni, banalmente non c'è lo store, non abbiamo niente di che. Abbiamo varie funzionalità che possono essere, per esempio, il trova nella pagina o il traduci, oppure la possibilità di visualizzare le schede recenti anche sugli altri dispositivi, ve l'avevo già detto, ma banalmente non c'è la possibilità di aggiungere delle estensioni. Quindi io assegnerei al nostro Google Chrome un punteggio di
Allora, abbiamo nei lati positivi la possibilità di sincronizzare tramite l'account Google, quindi siamo a 1. Abbiamo la possibilità di abilitare la modalità Lite, quindi siamo a 2. E soprattutto abbiamo delle impostazioni abbastanza ricche e siamo a 3 punti. Poi, ovviamente, essendo il browser di Google, è quello che viene preinstallato in tutti i dispositivi ed è quello che secondo me sul computer gira meglio e supporta la maggior parte dei siti. Quindi direi che per il nostro Google Chrome abbiamo 4 punti. Bene, andiamo avanti con il prossimo browser, che è il classico Google, la classica app di Google, che è quella che hanno tutti installata sul proprio cellulare e già è preinstallata di sistema, ma che in certi casi può anche fungere da browser, ovvio. Io non la utilizzerei mai come browser perché molto spesso ci sono dei bug, non supporta bene i siti, insomma, c'è qualche problemino che secondo me andrebbe risolto. Vediamo innanzitutto le funzionalità. Abbiamo il classico Google Discover che ci permette di guardare qualche notizia basata sui nostri interessi, vedete? In questa maniera noi possiamo vedere qualche notizia interessante. Ecco, una cosa che devo dire su questo Google Discover è che molto spesso ci distrae, cioè crea davvero tante distrazioni. Io lo utilizzavo una volta, ma ho smesso di utilizzarlo proprio perché ci perdevo davvero tanto tanto tempo. Perché comunque venivano mostrati anche degli articoli con titoli clickbait, per esempio, insomma. C'era comunque qualcosa di brutto. Ecco, per esempio, questo qui, Damiano De Maneskin cacciato dal gruppo. Mi sembra un po' clickbait come titolo. Vediamo. Proviamo a leggere questo articolo. Scusate, mi stavo interessando a questa cosa. Adesso voglio leggere, vediamo. Ecco, per farvi capire, no? Questo è un titolo clickbait. Cioè, questo, ora voi nel video che state guardando su YouTube, non l'avete visto, ma quelli che sono in diretta su Twitch hanno visto che qui praticamente il titolo sembra come che Damiano è stato cacciato dai Maneskin adesso, tipo un giorno fa. E invece, ancora nel 2016 era stato allontanato per poi essere riammesso. Cioè, questo è quello che dico quando vi parlo di titoli clickbait. Questo è il classico esempio di titoli clickbait. Ma torniamo all'app di Google. In snapshot abbiamo la possibilità di guardare, per esempio, tutte le cose che dobbiamo fare. Qui abbiamo altre cosucce che io non ho mai capito chi le utilizzi. Abbiamo poi la possibilità di guardare la nostra cronologia di ricerca e le tendenze di quel momento, ovviamente andare a cercare qualcosa. Possiamo creare delle raccolte. Ecco, questa cosa è molto carina per salvare i siti, le cose che scopriamo in raccolte ben specifiche. In alto invece abbiamo le classiche impostazioni, promemoria, quelle cose lì. Direi punti favorevoli per il nostro Google. La ricerca tramite Google Lens non ve l'ho mostrata, ma sì, esiste la ricerca tramite Lens. Eccola qui. La ricerca tramite Lens e siamo ad 1. Poi abbiamo la grafica, secondo me, è molto molto carina e siamo a 2, le raccolte e siamo a 3, e queste impostazioni con anche promemoria 4, e direi, proviamo a fare una ricerca, no, direi 4 perché mi dà fastidio che per aprire i siti deve entrare in questa schermata. Ok, quindi anche il nostro Google, la nostra app di Google, si prende 4 punti. Io ve la consiglio come browser perché secondo me è molto carina. Andiamo ad aprirla, diamogli il consenso alla nostra posizione e già vediamo una differenza. Ovvero abbiamo molte più icone, devo dire anche molto più carine, con il meteo qui in alto a sinistra. Insomma, questa cosa ci fa capire quanto la schermata home sia, per esempio, più curata dell'applicazione di Google.
vediamo che abbiamo dei collegamenti alle app. Clicchiamo per esempio su tutte le app e guardate, ci porta in questa schermata con le varie applicazioni. Guardate l'animazione lì sopra. Questa animazione è molto molto carina. Possiamo scorrere tra tutte le app. Apriamo questo menu e guardate l'animazione. È come i toggle di sistema. Esattamente come i toggle che abbiamo qui. In questo caso, nel caso di Huawei, non si vede, ma nel caso per esempio di Android Stock si capisce che è molto coerente la cosa, questa animazione. Noi da qui andiamo a guardare le varie app, anche con l'animazione che cambia lì sopra. Vedete qui. Torniamo indietro. Vediamo già questa animazione molto carina con lo sfondo che cambia ogni volta, quindi direi una cosa molto molto curata. Abbiamo qui il menu Discover, vedete? Anche qui abbiamo la stessa identica interfaccia che avevamo nell'app di Google Classica. Eventualmente anche qui abbiamo Google Lens, abbiamo la modalità in incognito, una pecca che ogni volta debba fare caricamento, vedete? Che fa ogni volta caricamento. Guardate, caricamento, ecco questa cosa è un attimo bruttina, devo dire. E un'altra cosa, qui sulla sinistra abbiamo il Discover, vedete che sono finiti i menu, ma abbiamo questo easter egg con l'elefante che in questo caso si cala e guardate, vibrano i risultati. Ora voi non lo state vedendo, ma vibrano i risultati che ci sono qui nel Discover. Guardate, ogni volta cambia sia lo sfondo sia l'easter egg. Rifacciamolo, adesso lancia delle palline e ha fatto un salto, non so se l'avete visto, ma ha rimbalzato il testo, ora sta correndo, ora lancia di nuovo le palline, ora saluta, cosa fa ora? Saluta, ora cosa fa? Si butta giù, no, cosa fa? Ah no, un palloncino, vedete, questa cosa ci fa capire quanto sia molto molto curata questa applicazione nelle impostazioni. Possiamo scegliere lo sfondo, cosa che non si può assolutamente fare con l'app di Google. Possiamo utilizzare la modalità light, attivare o disabilitare le notifiche, mostrare, non mostrare i risultati di ricerca espliciti, tutte queste cose qui. Quindi direi che Google Go si becca un bel po' di punti. Partiamo da schermata home più curata, animazioni curate, poi dopo menu delle app. Ben strutturato, devo dire. Abbiamo easter egg molto carini e la possibilità di impostare lo sfondo, la modalità light e Google Lens. Quindi la nostra applicazione Google Go, che potenzialmente dovrebbe essere un'applicazione con meno funzionalità, si becca un bel 7 punti. Questo fa anche capire quanto Google sia coerente nel dare il nome alle sue applicazioni. Qui cambiamo decisamente e andiamo dalla concorrenza perché parliamo di Microsoft Edge, il browser di Microsoft basato su Chromium a partire dalla versione 79. Apriamolo, apriamolo e vediamo che cosa ci si presenta. Ok, qui ci dice che eventualmente possiamo accedere, a noi non interessa. Ci dice che eventualmente possiamo condividere i dati sui siti che visitiamo, non vogliamo farlo, neanche questo. Ok, già un lato negativo è che come al solito anche per Windows ci dice sempre di confermare, di dire sì, no, sì. Allora, interfaccia direi molto molto caruccia. Le mie notizie, personalizza. Ok, già questo ok. Possiamo impostare gli interessi. La grafica non è molto carina, devo dire, gli angoli non sono stondati, o forse lo sono, ma lo sono talmente poco che nemmeno si nota. Lo sfondo carino, menu senza un'animazione, possiamo eventualmente, ok, in evidenza, informativa, personalizzato, ok, bene. Possiamo accedere a Microsoft Edge, punto. Tre puntini. Beh, abbiamo un sacco di impostazioni qui. Vai via.
Ricerca nel web, sito desktop, aggiungi raccolta, trova nella pagina, nuova scheda in private, nuova scheda, ricarica la pagina, ricerca vocale, ricerca immagine, aggiungi la schermata, leggi la tua, vedete l'elenco di lettura e invia feedback. Beh, allora direi che le impostazioni non sono poi così ricche, anche Chrome ce le ha praticamente tutte, tranne il continua su PC, anzi in realtà esiste anche quello perché si può inviare la tab in un altro dispositivo. Ha praticamente tutto. Anche l'elenco di lettura. Ah, perfetto, Microsoft Edge non supporta più l'elenco di lettura, quindi questo qua già è un punto a sfavore, perché visto che non supporta l'elenco di lettura, vuol dire che... Cosa è successo qui? Vuol dire che è una cosa acerba, praticamente Microsoft ha detto ma sì, lasciala, tanto che problemi ci sono. E così praticamente ha lasciato là una cosa che non doveva essere lasciata là, direi molto bene, brava Microsoft. Torniamo sul browser, ok, ora dovreste ri ricominciare a vedere. Quindi le impostazioni non molto ricche, devo dire. Prima fare una ricerca. Ok, lo cerca con Bing, grafica davvero bruttissima, orribile, quindi direi che Microsoft Edge si becca esattamente. Allora, il continua su PC sembra carino. Allora, si becca innanzitutto un bel plauso e quindi anche un punto perché la barra con tutte le cose è qui sotto, a differenza di Google Chrome che si ostina a lasciare le cose sopra, anche se non piacciono a nessuno. Vediamo queste impostazioni, non le abbiamo neanche guardate. Classificazione notizie. Ok, quindi direi un punto più 2 punti per la barra in basso. Accessibilità. Ok, lo forza zoom va bene, quindi 3 punti direi. Opzioni di esplorazione. Disattiva la navigazione e scorrimento per evitare i conflitti. No, ok. Non è poi tanto carino. E traduci. Ok, vediamo un attimino l'aspetto. Ok, possiamo modificare il tema, quindi carino. Direi 4 punti. No, fatemi ricontare. Sì, però ovviamente bisogna calcolare che c'è un pulsante che non va bene, quindi io ne toglierei uno. Quindi 3 punti per il nostro Microsoft Edge, il browser per eccellenza di Microsoft. Non ho ben capito che cosa cambi da Edge, ma ora lo capiremo insieme. Bing, eccolo qui. Apriamolo. Ok, direi la grafica è molto carina. Accettiamo. Beh, direi la grafica è davvero impressionante. Molto bella, molto ricca di grafica, devo dire. Ok, allora questa cosa che le news compaiono subito a tutto schermo non mi piace, poi vedremo se si può disabilitare. Ok, abbiamo questo tasto back che ci fa tornare indietro. Abbiamo il pulsantino home, abbiamo il pulsantino per le schede. Questo cos'è? Interessi, bookmarks, giochi nei dintorni, matematica. Beh, direi che questa cosa ci dà davvero molte, molte cose da scoprire. Allora, innanzitutto si prende già un punto per le icone. Si prende un punto perché ha la barra lì sotto e non come Chrome. Si prende un terzo punto perché ha le notizie che possono essere filtrate. Vedete? E non è come il Google Discover. E poi eravamo, basta, si sente Google, dicevamo, eravamo a 1, 2 per l'interfaccia, 3 per la barra sotto, 4 per le news filtrabili e direi 5 per la schermata home, perché scusatemi, ci mette a disposizione un bel po' di cose. Apriamo per esempio il convertitore. Beh, direi la grafica è un po' bruttina, però perlomeno c'è una classica ricerca. Ok, diciamo che la grafica è un po' vecchiotta.
però forse ci possiamo passare oltre, vista l'enorme potenzialità grafica che ci mette a disposizione questo browser mobile. Quindi direi che Bing si becca ben 5 punti. Brave Browser è un browser molto molto carino ispirato a Google Chrome. Eccolo qui, apriamo Brave, ok, la grafica sembra carina, non contribuiamo. Abbiamo l'adblocker, protezione privacy, risparmi e traffico dati e batteria, i siti web caricano più velocemente e poi abbiamo gli aggiornamenti settimanali. Ok, direi carino. Quindi abbiamo innanzitutto un punto per questa questione dei tracker, degli annunci, queste cose qua. Questo cos'è? Ah, ok, qui abbiamo i Brave Rewards in BAT che possono essere eventualmente donati, da quello che ho capito. Quindi direi un altro punto per l'iniziativa, anche se al momento non si capisce molto bene come funzioni, su cosa sia basata. La grafica è molto 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 bella. Vediamo una prova. Io riesco col pollice ad arrivare fino alla nuova scheda? No, non ce la faccio. Però se io clicco qui ho il più qui sotto. Ecco, vedete, quindi ci hanno pensato. Molto bene. Direi bene. Un punto per le varie modalità di adblocker e quelle cose lì. Un altro punto direi per la grafica, perché secondo me è molto molto carina. Un altro punto per la barra lì sotto. Ah, ok, qui abbiamo i classici preferiti. Andiamo nelle impostazioni. Motore di ricerca, home page, password, sincronizzazione. Vediamo. Ah, Brave Sync, ok, quindi carino. Quindi abbiamo la barra, l'interfaccia, l'adblocker e siamo a 3. Poi abbiamo la sincronizzazione e siamo a 4. Poi abbiamo una riproduzione del video di sfondo, che è niente di importante. Abbiamo la possibilità di modificare l'aspetto, direi molto molto bene. Quindi siamo a 5, sto continuando a perdere il conto. Abbiamo interfaccia, barra, adblocker. Sì, siamo a 5. E poi direi abbiamo qualcos'altro. Oh, motore di ricerca. No, ok, bene. Vediamo quell'icona di Brave a cosa ci riporta. Proviamo a fare una ricerca. Ah, vedete, possiamo scegliere il motore di ricerca predefinito. Abbiamo per esempio Bing, Ecosia, DuckDuckGo. Ecco, questa cosa del motore di ricerca secondo me è molto molto carina. Vi ricordo che per il momento siamo a 5. In schede recenti abbiamo le schede. Nei tre puntini cosa possiamo fare? Ok, abbiamo il widget, queste cose qua. La ricerca, ok, abbiamo capito. La home ci riporta alla home. Che cos'è questo pulsantino? Ah, ok, la cronologia. Vediamo la scheda privata. Ah, vedete? Eventualmente possiamo abilitare la scheda privata con DuckDuckGo. Vedete? Questa è una scheda privata. Beh, dai, carina. Anche la tastiera va in modalità privata. Nelle impostazioni possiamo eventualmente aprire e chiudere la modalità privata. Quindi direi che Brave Browser, per tutte queste cose, anche per la modalità privata con DuckDuckGo, insomma per tutte queste cose qui, si becca un bel 6 punti. Apriamo Firefox, eccolo qui, vediamo. Ok, la grafica sembra bella. Ok, una cosa che mi piace è che subito ci consente di personalizzare il nostro browser, quindi secondo me subito un punto se lo prende. Direi modalità scura, ovviamente la barra in basso, privacy sempre attiva, ovvio, restrittiva. Ecco, possiamo sincronizzare Firefox tra i vari dispositivi, quindi direi già 2
ponti. Iniziamo a navigare. Ok, anche qui abbiamo le raccolte suddivise eventualmente in argomenti. Quindi direi che siamo a 3. Possiamo abilitare la modalità in incognito da qui. Ok. Poi possiamo accedere per sincronizzare, molto bello, quindi direi che siamo a 4. Abbiamo i componenti aggiuntivi, abbiamo i componenti aggiuntivi che sarebbero sostanzialmente le estensioni di Firefox, perché sì, le estensioni di Firefox si possono abilitare anche sul browser mobile, quindi direi che è una cosa molto molto carina e anche utile se utilizziamo molto spesso il browser da mobile e non sempre da PC. Eravamo a 4, quindi abbiamo detto componenti aggiuntivi, non so se l'ho già contato. Avevamo l'interfaccia che è sempre molto molto carina, poi avevamo subito le varie impostazioni, avevamo le raccolte e le estensioni, poi abbiamo anche la sincronizzazione, quindi siamo a 5. Andiamo nelle impostazioni. Ah, possiamo eventualmente chiudere le schede in automatico oppure scegliere se avere le schede in elenco oppure in griglia. Abbiamo la navigazione anonima, i permessi dei siti, possiamo eliminare i dati di navigazione all'uscita, aprire il link delle app, debug remoto, informazioni. Ok, dai, direi che ha molto molto senso come browser. Abbiamo anche dei gesti. Scorrere per nascondere la barra degli strumenti. Scorrere la barra degli strumenti lateralmente per cambiare la scheda. Vediamo. Qui abbiamo il menu delle schede, che direi è essere molto carino, con le schede chiuse di recente. Quindi direi che il nostro browser Firefox, un altro tra i più blasonati, si becca un bel 6 punti. Secondo me merita davvero di essere scoperto perché nasconde molte funzionalità, qualcosa di molto carino. Magari l'interfaccia non sarà tra le migliori. Ok. Animazione bellissima. Continuiamo. Non consentiamo. Ok, mi piace che mette subito le cose in chiaro e che al primo avvio ci chiede queste cose qua. Abbiamo subito il tema. Beh, direi molto bello. Grigio, fatto. Abbiamo qui le news. Ok, possiamo personalizzare le notizie, quindi molto buono. Abbiamo. Vabbè, le animazioni sono davvero una bomba. Lo vedete anche questo qui per l'aggiornamento. È davvero bellissimo. Quindi abbiamo, direi, animazioni, interfaccia, notizie personalizzabili soprattutto tramite questo pulsantino qui e siamo a 3, la barra in basso e siamo a 4, cosa non scontata al giorno d'oggi, il lettore dei QR code integrato e siamo già a 5, cioè noi possiamo leggere un QR code direttamente dal nostro Opera e possiamo eventualmente aggiungere lo scanner dei QR alla home screen, quindi molto molto buono senza doverci installare altre applicazioni. Siamo a 5. Vediamo qui tra le schede. Possiamo anche qui sincronizzare, siamo a 6. Nuova scheda riservata. Ok, le schede riservate. Beh, dai, direi molto bella la grafica. VPN, vediamo la VPN. Ah, possiamo. Ah, VPN, 7 punti. 7 punti per la VPN. Abbiamo Flow che ci permette di sincronizzare. Questo l'ho già detto. Siamo a 6, quindi. Blocco degli annunci, siamo a 7. Impostazioni, andiamo nelle impostazioni. Vi ricordo, siamo a 7 punti. Siamo a 7 punti. Icone grandi, ok, tutte queste cose qui. Assistente prenotazioni, non mi interessa. Trasferimenti, download, cookie,
impostazioni per il sito, VPN, blocco degli annunci, dati risparmiati. Ecco, anche qui abbiamo la modalità light, quindi andiamo a 8. Attenzione, attenzione, Opera è in testa, Opera è in testa. Ah, abbiamo eventualmente anche a disposizione l'interfaccia tablet, se può esserci utile, quindi direi che siamo a 8, anche per via di tutte queste personalizzazioni. Ragazzi, ragazzi, Opera è in testa. Opera è in testa. Perché davvero ci fa fare un sacco di cose molto molto carine. Quindi il nostro Opera, il browser, secondo me è basato sulla grafica, sulle animazioni, guardate anche per esempio la barra di Google e tutte queste cose qui, si prende 8 punti. DuckDuckGo, eccolo qui, non c'è molto da dire, è un browser che tutela al massimo la nostra privacy. La grafica è molto carina, andiamo per esempio su Google, ovviamente si prende un punto per la possibilità di essere privato. Un altro punto devo dire per l'interfaccia del motore di ricerca, perché è un motore di ricerca tutto suo, poi qui è un po' un clone di Google Chrome. Abbiamo i segnalibri, possiamo condividere la pagina. Ok, qui è molto simile a Chrome. Siamo a 2 punti per il momento. Vediamo un po' cosa abbiamo nelle impostazioni. Subito il tema scuro, ovviamente. Possiamo scegliere l'icona dell'app. Ok, dai, 3 punti. A me piacciono queste cose. Animazione pulsante fuoco. Ok. Inferno, mulinello, aria o niente. Ok, quindi anche le animazioni secondo me sono carine, quindi siamo a 4. Ok, e possiamo eventualmente eliminare automaticamente qui tutte cose sulla privacy. Beh, direi che un bel 5 punti se lo merita tutto questo DuckDuckGo. Un altro browser che tutela molto la nostra privacy è che è basato anche lui sul mantenimento dei nostri dati al sicuro. Grafica carina. Abbiamo una sola scheda alla volta, quindi davvero privacy al massimo. Andiamo su Google. Ok, cerchiamo, grazie mille, che era lì suggerito. Accettiamo. Beh, diciamo che la grafica di Google è un po' vecchiotta, se dobbiamo dirla tutta. A disposizione una sola scheda e comunque i colori sono carini, quindi direi 2 punti. Oh, cosa possiamo fare? Possiamo eventualmente attivare l'anti-tracking, quindi 3 punti. E vediamo un po'. Ok, abbiamo già detto per quanto riguarda la privacy. Ok, non ha poi tanto, quindi si prende soltanto 3 punti, mi dispiace, solo 3 punti per il nostro Firefox Focus.
Siamo arrivati al momento clou, siamo arrivati al momento della classifica e sì, vediamo chi è il browser che è arrivato primo, chi è il browser migliore, quello che ha le miglior funzionalità, quello che ha più funzionalità, quello che ha meno bug e meno problemi. Magari l'avrete già intuito dalle schermate riepilogative che avete visto scorrere qualche istante fa, ma direi di lanciare la grafica con la classifica. Quindi io vi lascio alle grafiche e poi alle conclusioni finali. E basta, questo era un confronto tra i migliori browser mobile, spero vi sia piaciuto, spero abbiate capito bene o male quale browser è il migliore, quale browser dovete utilizzare. Abbiamo visto che molti arrivano a pari merito, ma in assoluto il migliore, come avete già potuto vedere durante il video, è Opera. Il browser Opera secondo me è molto molto buono per le funzioni, magari non sarà compatibile con tutti i siti del mondo, ma devo dire che con la maggior parte funziona più che bene. Insomma, se volete approfondire, tornate indietro, vi ricordo marcatori di capitolo per skippare da una parte all'altra del video. Io vi ringrazio per la visione, vi ricordo che potete iscrivervi a questo canale con la campanella se non volete perdervi i prossimi video. Potete venire su Telegram a @tutorialexpress, lì trovate il mio canale per link, contenuti extra e risorse esclusive, e trovate anche la mia newsletter. E poi, tra l'altro, questo ve l'ho già detto nella intro, questo video è un estratto di una diretta fatta su Twitch, ecco, per quanto riguarda Twitch sappiate che trovate ancora una volta tutte le informazioni all'interno di Telegram, quindi non vi preoccupate, trovate tutto lì, potete anche eventualmente iscrivervi al canale Telegram dedicato a Twitch, comunque tutti i link sono qui sotto in descrizione. Io vi ringrazio moltissimo per la visione, vi mando un abbraccio e ci vediamo ad un prossimo video. Ciao ciao!